Ecco, momento di aggregazione religiosa per elevare al Signore la nostra preghiera più sentita, sia per i 13 defunti, sia per il disperso, sia per i familiari, ma anche per noi che continuiamo a vivere per il tempo che il Signore ci concede, perché tra noi alberghi la fraternità, il perdono, l'amore, ma anche la giustizia. Perché a tutti quanti gli adulti dobbiamo impegnarci a trasferire, a trasmettere con amore e compassione alle giovani generazioni i valori eterni di solidarietà, di rispetto, di amore reciproco, di impegno a costruire ambienti sereni, sani, dove non debbano avvenire questi fatti che sono avvenuti in questo luogo. La nostra preghiera si deve fare ricordo, ma la nostra preghiera si deve fare anche impegno per tutti coloro i quali partecipiamo a questa celebrazione, chiedendo al Signore di fare ad ognuno di noi un buon samaritano. Sicuramente quando noi ci intraprendiamo questa strada non pensiamo alla gravità delle cose, pensiamo a quello che si può dare, ognuno nel proprio ruolo, non bisogna essere né supereroi, non bisogna essere semplici persone che decidono di dedicare il loro tempo, le loro energie. Poi diciamo anche con l'ausilio delle dame più anziane, dei barellieri con più esperienza, riusciamo a trovare ognuno il nostro ruolo, il nostro spazio e nell'insieme a creare dei progetti fantastici che l'Unitalsi a livello nazionale e poi a livello regionale realizzano tutte le stagioni, in tutti gli anni. E la mattina subito siamo arrivati qui perché siamo stati avvisati del disastro, però giustamente una mano non è che la potevamo dare, c'era tanta gente, c'era un uragano, una cosa indescrivibile, che è meglio che uno non deve restare la memoria, sì, però ma averlo visto per me è stato veramente molto sconfortante, sapere che questa gente era sotto quest'acqua, queste detriti, è stato veramente molto, molto spiacevole. È stato un ricordo abbastanza brutto, perché io alle 8 ero già qua quella mattina ed era veramente un disastro vedere questi nostri amici che galleggiavano nell'acqua o attaccati sui tetti a gridare per essere aiutati. A noi i civili non ci hanno fatto avvicinare, infatti siamo stati in ospedale e attendevamo le persone che venivano tratte in salvo. È stato un ricordo, è ancora dopo 20 anni, è un ricordo brutto, però allo stesso tempo bello, perché comunque si vede l'amore che c'è verso l'altro, perché noi siamo qui appunto per amare l'altro. Io ero al camping con mio figlio che era barelliere e mia mamma che è morta qui a Leggiare. E che dire, ci ha investito una valanga di fango, acqua, detriti, tutto. È indescrivibile quello, siamo stati nell'inferno e siamo ritornati. Sentivo poi, man mano che cadevano i pali della luce, sentivano gridate, richieste di aiuto. Io mia mamma l'ho tenuta per un 20 metri sotto il fango, poi se l'è tirata via. E poi verso le 9:30 sono rimasta attaccata a un gancio 6 ore di una roulotte nel fango. E verso le 9:30 ho visto mio figlio sul muretto con un suo amico che si erano salvati, e mi ha salvato un carabiniere. Mi ha tirato con una corda perché ero giù nel fango. Una situazione che, avendo visto altre calamità, mi ha lasciato completamente spiazzato. Ma nell'immediatezza ho dovuto mettere in atto tutto quello che la macchina dei soccorsi poteva fornirmi. Per cui ho impiegato tutte le forze dei Vigili del Fuoco presenti, impiegati anche i volontari che avevano dato la loro disponibilità, impiegati anche una compagnia di carabinieri che si trovava in transito per altra missione, e divisi in gruppi siamo immediatamente intervenuti al recupero del maggior numero di vite umane vive. Purtroppo, oltre alle vite umane che sicuramente abbiamo salvato, abbiamo dovuto anche effettuare l'operazione di recupero delle vittime.
la gran parte delle quali sono state recuperate nella mattinata stessa del 10, tranne Caliò Vinicio, che è ancora disperso, e una signora che abbiamo poi rintracciato una settimana dopo al largo delle acque di Rocella Ionica, quindi quasi a 50 km da qui. E per ultimo, scusate, anche se non è l'ultimo, mio zio. E quindi per ultimo stavo dicendo mio parente, mio zio Simone, che è stato l'ultimo a entrare nella cattedrale di Catanzaro alla presenza del Presidente della Repubblica per i funerali di Stato. Il campeggio Leggiare io lo conoscevo benissimo e in quelle situazioni questo mi è valso utile per poter, nella devastazione totale, prendere alcuni punti di riferimento e capire dove poter cercare, dove pensare di trovare delle persone. E questo è stato risolutivo per le operazioni di soccorso. Oggi possiamo dire che non è solo la Calabria la terra in cui succedono queste cose, la terra da criminalizzare ad ogni costo. Certo che quello che è avvenuto qua 20 anni fa poteva essere evitato, ma sappiamo che la Calabria, il suo territorio, è una regione che dal punto di vista idrogeologico ha molte emergenze, ha molti aspetti da curare. È proprio la natura della caratteristica della regione che, insomma, ci deve portare ad essere più attenti, pulire l'alveo dei fiumi, a stare attenti anche agli argini dei fiumi. Quel giorno, con sincerità, insomma, questa cosa poteva essere evitata.